Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutto tech. Siamo tornati dalle vacanze, purtroppo il periodo vacanziero è finito. E siamo tornati alla vita di tutti i giorni. Ci scusiamo per aver messo pochi video online, ma tra una cosa e un'altra non siamo riusciti. Però ricominciamo subito con una novità per il canale. Ci ha contattato la società WeLock per farci testare un loro prodotto. Siamo sempre nell'ambito sicurezza di casa e ci ha inviato il modello SOHO. È una maniglia elettronica, diciamo quasi smart, che può essere sostituita a qualsiasi maniglia delle porte di casa vostra. Dopo la sigla andremo a vedere il contenuto della confezione, come sono i materiali e tenteremo insieme di procedere all'installazione. Ma prima di lanciare la sigla, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e attivate la campanella. Ma ora è arrivato veramente il momento. Sigla! Allora, spacchettiamo insieme la confezione. Abbiamo le istruzioni anche in italiano. Poi abbiamo questo volantino dove brevemente ci spiega che se andate ad installare la serratura e inviate la foto dell'installazione con la recensione da questo indirizzo email, potete partecipare a un concorso. E inoltre ci sono 5 adesivi colorati della WeLock. Queste qui sono le keycard, perché oltre ad avere il tastierino vi è la possibilità anche di aprire la serratura con le keycard. E poi arriviamo al pezzo forte. Pesacchia. C'è il suo cilindro che va a sostituire quello della porta che avete e poi la maniglia che sarà questa, quella di apertura e chiusura, e dall'altra parte della porta l'altro pomello. Poi abbiamo una scatolina a sorpresa, delle brugoline che ci serviranno probabilmente dopo, delle viti di scorta vicine al pomello e abbiamo infine, penso che sia una cover per il pomello. Vediamo. Sì, perché se per caso volete montare la serratura all'esterno, con quella la riparate dalla pioggia. Bravo Miki, esatto, praticamente va applicata qui sopra la tastiera. Basta, la scatola abbiamo fatta e andiamo a vedere nel dettaglio come montarla. Una cosa importante: il prodotto funziona a pile, con 3 pile AAA, quindi le mini stilo. Quindi può capitare che il vostro prodotto esaurisca le batterie che avete messo al suo interno. A parte che dopo, come vi faremo vedere, c'è da scaricare un'applicazione dedicata, la quale vi indica anche la carica della batteria. Ma se per caso dovesse succedere che le vostre batterie si scaricano, non rimarrete fuori dalla porta. Vi basterà semplicemente prendere un power bank, sollevare la linguetta dove c'è il QR code e qui avete un mini USB. Ci collegate il power bank, alimentate giusto il tempo per poter riattivare il prodotto e rientrare in casa e poi sostituirete le batterie. E adesso procediamo allo smontaggio, all'inserimento delle batterie e alla programmazione dello stesso. Per prima cosa andiamo ad inserire le batterie. Prendete la brugola che vi danno in dotazione, svitate questa brugolina, una volta svitata sfilate la copertura, girate la maniglia, fate scorrere il coperchietto ed inserite le 3 batterie. Ripeto, sono le mini stilo AAA. Emette un suono, richiudiamo il coperchietto, fate la procedura inversa e ci rivediamo dopo per la programmazione. Allora, andando a schiacciare un qualsiasi tasto si attiva lo schermo e ci indica lo stato della batteria, date, orario. Andando a schiacciare il tasto lucchetto e andando a inserire la password che viene impostata di default dall'1 al 6, possiamo entrare nei menu. Ci si muove con i numeri, quindi 1 password, 2 card, 3 bluetooth, 4 la lingua cinese, 5 la lingua inglese, 6 impostazioni di setup. Quando volete cambiare la vostra password, quindi non fate altro che schiacciare 1 e poi il lucchetto, fate 1, modifica,
e la andate a inserire. In questo caso, vabbè, rimettiamo sempre la stessa, la dovete riconfermare ed è stata modificata. Se ne volete aggiungere un'altra, il tasto 2, se la volete cancellare il tasto 3, se volete cancellare qualsiasi attivazione della serratura con le password, con le chiavi, tasto 4. Ora ci spostiamo sull'app e la scarichiamo e vediamo un attimo come funziona. Una volta scaricata l'app WeLock con il simbolo che trovate qui, la andiamo ad aprire, diamo l'accordo per la privacy. Allora andiamo a selezionare la nazione Italia, ecco. Una volta che abbiamo cliccato invia, dove c'è inserisci il codice per attendere, se inserite il numero di telefono vi arriverà un messaggio, se inserite invece una mail vi arriverà via mail il codice da inserire. Una volta inserito clicchiamo registrati. Ci si apre la schermata principale, facciamo il tasto più e diciamo aggiungi WeLock. Diamo l'autorizzazione per utilizzare la fotocamera in quanto dovremo andare a inquadrare il QR code. Andiamo a inserire il codice, l'ID che troviamo sul cilindretto direttamente. Quindi una volta che abbiamo fatto, abbiamo inserito il nostro ID, gli abbiamo detto che l'ID non lo trovava, ha comunque fatto la ricerca dei dispositivi WeLock vicini, ci ha chiesto, una volta che l'ha trovato, di inserire la password dell'amministratore che abbiamo inserito e in automatico ha trovato il dispositivo. Quindi ora nella schermata principale lo troviamo. Dalla schermata principale, entrando nella serratura, ci compariranno tutte le informazioni, diciamo, della stessa. Quindi cliccando semplicemente sulla serratura in grande andremo a sbloccare e quindi ci dice girare la manopola, possiamo utilizzare la maniglia. Automaticamente dopo un tot di secondi, se non viene fatto nulla, si autorichiude in automatico. Abbiamo la cronologia degli eventi successi, la gestione delle password, volendo la possiamo fare nuova oppure no. La funzione del PIN, possiamo impostare anche un PIN, ma consigliano di lasciare quello preimpostato già da loro in fase di vendita, ma di cambiare le password amministratore. Possiamo impostare anche una password temporanea. La password temporanea la possiamo andare ad impostare nel caso in cui serva permettere l'accesso a una persona terza alla casa, per esempio a una signora delle pulizie, solo per un determinato lasso di tempo. E qui appunto potete vedere che possiamo concederglielo proprio per determinate fasce orarie. Quindi andiamo ad impostare, a mettere gli orari che vogliamo e poi andiamo a cliccare su ottenere. Con quest'altro tasto andiamo a sincronizzare l'orario, quindi ora se andiamo ad accedere alla maniglia è corretto, è scritto in formato inglese ma è corretto. Poi l'ultimo menu è il profilo, dove semplicemente viene indicata la mail o il numero di telefono abbinato a questa serratura. Allora andiamo ad abbinare, perché oltre a poter aprire la serratura con il codice possiamo utilizzare le chiama IC card. Quindi andiamo ad aggiungerne una, premiamo il lucchetto, inseriamo la password amministratore, selezioniamo il menu 2 card, noi ne abbiamo già aggiunta una per provare prima, comunque facciamo add card e ne mettiamo una nuova, infatti la chiama numero 2. Se volendo possiamo continuare ad aggiungerne fino a 20 per ogni serratura. Ad ora simuliamo l'entrata in casa, quindi schiacciamo un qualsiasi tasto, avviciniamo la tessera, fa resistenza, quindi aprirebbe la porta, vedete che gira il cilindretto. Dopo un tot di secondi torna a girare a vuoto. Possiamo fare la stessa cosa col codice numerico che abbiamo inserito. Infatti Marco, se giri la maniglia, gira la maniglia, ma il cilindretto rimane bloccato. Gira, vedete?
questa parte qui rimane ferma. Ma se adesso Marco inserisce il codice, la password, preme il lucchetto, come potete vedere il cilindretto ruoterà al suo interno. Questa era la presentazione di come funziona la maniglia e di come si configura per poi dopo poterla utilizzare. È compatibile con il 90% delle serrature. Ci siamo dimenticati di farvi vedere che è possibile adattarla, perché svitando la parte di qua ci sono varie tacchette che vi consentono appunto di adattarla a qualsiasi porta, quindi anche una porta blindata, una porta da interno, voi la regolate in base alla larghezza della vostra porta, dopodiché la fissate di nuovo con la vetro. Stiamo parlando di un prezzo attualmente su Amazon a 159 euro, ma c'è un coupon da... esatto, che da WeLock direttamente da 15 euro, quindi non sappiamo fino a quando durerà, che vi dà altri 15 euro di sconto, quindi 144 euro per una serratura che potrete sbloccare, ricordiamo, col tastierino, con l'applicazione, quindi con Bluetooth, o con le schede IC, che ne forniscono tre e funzionano egregiamente. Consigliamo, perché comunque anche la robustezza della stessa è solida, molto, tutto metallo tranne la parte qui che è in plastica, ma naturalmente se no veramente diventa una tonnellata di maniglia, e sinceramente la andremo poi magari ad applicare ad una porta d'ingresso. Attualmente non possiamo farlo perché siamo dotati di una serratura particolare e avremmo dovuto chiamare il fabbro per poterla smontare, quindi vi abbiamo dimostrato come funziona. Come prodotto ve lo consigliamo, naturalmente vi lasciamo qui sotto il link in descrizione. E direi che per questo video è tutto, ragazzi, ci vediamo al prossimo, buon rientro dalle ferie a chi è rientrato, buone ferie per chi deve ancora partire e alla prossima! Ciao! Ciao!